Vaccini, da domani si possono prenotare i marchigiani fra 60 e 64 anni. Da antica modernissima si rinnova la biblioteca Federiciana di Fano. Giornate fai di primavera, c'è anche Rocca Costanza. Palazzo Perticari, restaurata la facciata della storica barbieria. Buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sul canale 733 del Digitale Terrestre. Questa è Rossini News, questo è il nostro telegiornale della sera che si concentra sulle principali notizie della Regione Marche e in particolare della provincia di Pesaro e Urbino. Telegiornale di venerdì 7 maggio che apriamo occupandoci della situazione sanitaria nella nostra regione, dove da domani si potranno prenotare alle vaccinazioni anti-Covid anche i cittadini di età compresa fra 60 e 64 anni. Intanto però si registra un lieve rialzo della percentuale dei contagi e alcuni comuni potrebbero passare alla zona arancione rinforzata da lunedì, mentre il resto della Regione Marche resterà zona gialla anche la prossima settimana. Vediamo tutto nel nostro primo servizio. Il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Figliuolo, ha annunciato che lunedì in Italia si cominceranno ad aprire le prenotazioni ai vaccini per le persone nate dal 1971 in poi. Sarà un'apertura graduale agli over 50, come graduale sarà il recepimento delle regioni che navigano a vista dei dati concreti dei rifornimenti dei sieri. Per le Marche il passo avanti è che da domani, sabato 8 maggio, si aprono le vaccinazioni per le fasce anagrafiche comprese fra i 60 e i 64 anni, così come si completeranno le vaccinazioni per i 6.000 insegnanti rinviati un mese fa. Vaccinazioni che da sabato 15 maggio avranno un alleato in più nell'apertura del primo hub vaccinale di prossimità della provincia. Sarà il palazzetto dello sport di Gradara e servirà i cittadini di Gradara, Gabicemare e Tavuglia. Intanto le Marche si presentano alla seconda settimana di maggio con i numeri per restare in zona gialla, come dice l'indice RT a 0,9, ma 7 comuni, di cui 3 della provincia di Pesaro Urbino, presentano un tasso percentuale di contagi che rischia l'arancione rinforzato. Per quel che riguarda il pesarese, il governo regionale deciderà lunedì se rafforzare le restrizioni sui comuni di Fossombrone, Acqualagna e Petriano, interessati da un principio di focolaio che si vuole sedare sul nascere con una misura già utilizzata per Vallefoglia, Montelabate e Tavuglia. Contagi da tenere sott'occhio perché dopo giorni di costante discesa, la curva percentuale dei dati regionali è ricominciata a salire passando dal 9 al 12,5% di tamponi positivi. Il report quotidiano del servizio sanitario sottolinea come nelle ultime ore siano stati testati 4.466 tamponi, di cui 2.508 nel percorso nuove diagnosi. I casi positivi sono 314, 145 quelli di Pesaro Urbino, che presenta il dato più attenzionato della regione. Da lunedì tornano anche i tamponi nelle scuole medie e superiori di Pesaro, con il quarto screening allestito dal comune. La prassi di precauzione sanitaria fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Matteo Ricci cambia però la scelta dei tamponi da utilizzare dopo l'anomalia dei tanti falsi positivi che hanno caratterizzato l'ultima tornata di screening. Ed ora una notizia a cavallo tra cronaca e sanità, perché ha avuto una cassa di risonanza nazionale di dissenso mediatico la vicenda di un 18enne studente della scuola Olivetti di Fano che è stato ricoverato in psichiatria a Pesaro dopo il suo rifiuto a mettere la mascherina in aula. Sia a livello territoriale che nazionale si stanno infatti accavallando ondate di proteste contro il trattamento sanitario obbligatorio imposto allo studente della scuola superiore. Tant'è che da ieri la casella di posta istituzionale del sindaco Massimo Seri, che ha firmato l'autorizzazione al TSO, è stata tempestata di mail di protesta da tutta Italia.
e ieri si è pure registrato un sit-in davanti al reparto di psichiatria dell'ospedale di Moraglia da parte di manifestanti no mask. Restiamo a Fano, ma cambiando completamente argomento, perché oggi è stato presentato un progetto che rivoluziona la storica biblioteca federiciana. Grazie alla sinergia tra Comune e Fondazione Montanari, la città della Fortuna avrà presto un nuovo polo culturale ultramoderno nato dall'estro dell'archistar Mario Cucinella. Vediamo il servizio di Simone Celli. Antica, modernissima, federiciana. La storica biblioteca di Fano si rinnova completamente. Non un semplice restyling, dunque, perché al recupero dell'area adiacente alla chiesa di San Pietro in Valle si affiancherà un'opera nata dall'ingegno dell'architetto di fama internazionale Mario Cucinella e che sembra provenire direttamente dal futuro. Uno scrigno trasparente disposto su 4 livelli, con in più una terrazza panoramica con vista mare. Non mancheranno la sala conferenze e un apposito spazio eventi, oltre a un'area verde. Nelle ore giuste, grazie alle immense vetrate, sarà inoltre possibile leggere e studiare con il favore della luce solare. Una perla ultramoderna, dunque, incastonata nel cuore pulsante del centro storico. Una nuova piazza della cultura frutto della sinergia tra il Comune di Fano e la Fondazione Montanari, quest'ultima già fondamentale 10 anni fa per la creazione della mediateca cittadina, la cosiddetta MEMO. Una giornata veramente in cui è lecito essere felici, perché parte un percorso che porterà Fano ad essere uno dei poli bibliotecari più importanti in Italia, più importanti e più innovativi, perché la nuova federiciana andrà ad affiancare un altro intervento importante che in questi 10 anni ha già fatto di Fano un punto di riferimento a livello nazionale nel sistema bibliotecari, che è la Mediateca Montanari. La federiciana ovviamente ha un valore aggiunto perché è una biblioteca storica, una biblioteca del 1700, in cui proveremo in qualche modo a fondere la storia della nostra città, a partire ovviamente dal corpo di fabbrica del 700, con una nuova edificazione moderna, contemporanea, rivolta verso il mare, con lo sguardo ma anche come orizzonte, diciamo, di carattere culturale, quello cioè di una città aperta, inclusiva, curiosa, europea. E non a caso questo sarà un intervento sicuramente grande e ambizioso che vedrà insieme il Comune di Fano e la Fondazione Montanari a realizzare veramente un progetto che ci colloca alla pari con le più importanti metropoli europee. Superficie e volumi del nuovo corpo di fabbrica previsto dal progetto saranno quelli corrispondenti alla attuale corpo di fabbrica moderno della Federiciana, quello cioè costruito qualche decennio fa, e invece ovviamente non verrà toccata se non per un'azione di ristrutturazione il corpo di fabbrica storico del 1700. Chiaramente la funzione della Federiciana a quel punto sarà non solo quella di biblioteca storica di ricerca come oggi, ma verrà implementata con spazi che ne consentiranno anche una fruizione per lo studio, per la socialità, simile per certi aspetti a quella dell'attuale Mediateca Montanari. E insieme queste due strutture andranno a comporre un sistema bibliotecario che, capite bene, è veramente un sistema bibliotecario molto prestigioso, normale se vogliamo per le grandi capitali europee, sicuramente assolutamente inedito per una città di medie dimensioni come Fano. Nel silenzio sono mesi che lavoriamo su questa cosa. Oggi è veramente una giornata che farà la storia di questa città. Prima dicevo, ricordiamo monumenti, contenitori del XVI secolo, di 2000 anni fa. Nel XVI secolo si è fatta un'opera, una fortificazione, la Rocca, che era una grande terrazza sul mare. Oggi quella fortificazione si è trasformata in una piazza del sapere, in un contenitore del sapere che è la nuova forza, ma soprattutto è un'opera importante che diventerà un forte attrattore per la città, un importante centro del sapere, ma è anche un grande messaggio che noi diamo, che questa città vuole crescere, vuole diventare sempre più importante, ma vuole farlo puntando su quella che è la nuova forza, quella della conoscenza e del sapere. Sono quelle opere che lasciano il segno, che verranno ricordate nei secoli. Entro un anno e mezzo la posa della prima pietra. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale e di chi in questo progetto ha messo anima, cuore e risorse, ricevendo in cambio tanta gratificazione e, a quanto pare, pure una certa felicità. Rende felici l'intervento dell'industriale, dell'impresa, no? Perché si danno molte motivazioni, ma nessuno ha mai parlato
dei sentimenti. Quando si fa una realizzazione che va a favore del bene comune, non solo si fa del bene, ma rende felici, almeno è la mia esperienza, è questa, e vorrei consigliare a tutti i miei colleghi industriali di provare questa felicità. E ci occupiamo ancora di luoghi della cultura, perché il prossimo 15 e 16 maggio tornano le giornate FAE di primavera, giunte alla 29esima edizione. Il Fondo Ambiente Italiano ogni primavera apre infatti le porte a tesori culturali normalmente non accessibili al pubblico. Fra questi, in questa edizione 2021, ci sarà anche Rocca Costanza di Pesaro, che per l'occasione aprirà le porte ai suoi locali più segreti. Noi ne abbiamo parlato con il capo delegazione FAE provinciale Fiammetta Malpassi, che ci illustra anche quali sono gli altri luoghi della provincia da scoprire in queste giornate FAE di primavera, che vi ricordiamo saranno sabato 15 e domenica 16 maggio. La parola d'ordine di queste giornate FAE di primavera è rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, e quindi tutta l'organizzazione è stata tarata su questo principio. Quindi non avremo le solite giornate FAE di primavera con un grande afflusso di gente ininterrotto, però pur se il numero dei visitatori potrà essere molto ridotto rispetto alle edizioni passate, siamo veramente felici di poter offrire un'ampia gamma di scelte e di tipologie di beni da visitare. Noi qui ci troviamo a Rocca Costanza, che naturalmente è il gioiello di questa edizione delle giornate FAE di primavera, non solo per Pesaro ma anche per le Marche. Noi avremo la possibilità di fare un bel percorso all'interno della Rocca, quindi di far vedere anche spazi che non erano mai stati visti prima. E soprattutto quest'anno, in cui purtroppo non possiamo avere molti apprendisti ciceroni che guidino le nostre visite, abbiamo però avuto la fortuna, la possibilità, e quindi ringraziamo molto per questo, di avere molti esperti, studiosi, storici dell'arte, guide che ci accompagnano, e quindi le visite avranno sicuramente un approfondimento particolare. Abbiamo cercato, pur nelle difficoltà del momento, di trovare il modo di poter accogliere i visitatori, anche se purtroppo i numeri sono veramente ridotti rispetto a quello che si faceva in passato. Le altre aperture che abbiamo previsto sono ad Urbino, due aperture molto importanti, la chiesa di San Francesco di Paola e l'oratorio della morte. La chiesa di San Francesco di Paola, costruita nel 1603, era stata voluta come cappella votiva di buon auspicio per la nascita del figlio di Francesco Maria II della Rovere. Sarà un'apertura veramente interessante, così come lo è l'oratorio della morte, una piccola cappella che purtroppo è chiusa da alcuni anni perché a causa degli eventi sismici del 2016 ha subito alcuni danni e non può essere accessibile, quindi la vedremo dalle porte aperte dall'esterno. Gli altri luoghi che apriremo sono tutti luoghi, sono più percorsi che luoghi, nel senso che abbiamo pensato di fare una scelta che permettesse alle persone di stare all'aperto, anche di stare nel territorio, non solo concentrati nelle grandi città. E quindi avremo per esempio una bellissima passeggiata a Cagli, e abbiamo Fossombrone, dove ci sarà un percorso dal centro storico fino alla cittadella per arrivare fino alla Rocca. Abbiamo Sant'Angelo in Vado, anche questa è una cittadina molto importante, ricca di palazzi, ville. Abbiamo poi Pergola. A Pergola abbiamo la proposta sono due escursioni fuori del centro storico. Abbiamo naturalmente Fano, a Fano avremo l'apertura dei passeggi e di Canale Albano. Altri luoghi che apriremo sono tre luoghi del cuore, quindi Candelara, Santo Stefano di Gaifa e Lamoli, che sono luoghi che nell'ultimo censimento FAE dei luoghi del cuore hanno avuto un grande successo raccogliendo molte adesioni, e quindi luoghi identitari molto sentiti dalla popolazione, e in cui i nostri volontari locali ci offrono la possibilità di conoscere i segreti e il paesaggio circostante, andando alla scoperta proprio delle origini di questi luoghi.
Ancora notizie nel nostro TG che denotano la ripartenza della macchina della cultura nel nostro territorio. Finalmente infatti si torna a teatro e per l'occasione AMAT e Regione Marche lanciano un ricchissimo programma attraverso il cartellone aperto Platea delle Marche in Festa. Un cartellone di eventi che già prevede 57 serate fino a metà giugno disseminate in 21 teatri della regione. Prosa, danza, musica e classici attraverso 57 produzioni nazionali. L'Università di Urbino ha inaugurato il primo sportello interamente dedicato alle esigenze specifiche degli studenti disabili. Sarà in via Veterani 36 e risponderà alle necessità di una popolazione studentesca con disabilità che a Urbino conta ben 500 iscritti, ovvero il 3,5% del totale degli studenti, un dato sopra la media degli altri atenei italiani che si attesta invece al 2%. Nelle scorse edizioni del nostro TG vi abbiamo mostrato un'intervista al consigliere regionale Andrea Biancani impegnato nel calteggiare il progetto della ciclovia del Metauro sul tratto ferroviario in disuso della ferrovia Fano-Urbino. La Regione Marche per realizzarla aveva ottenuto dall'Unione Europea un finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro, oltre che l'approvazione della rete ferroviaria italiana. Negli ultimi giorni però la giunta regionale ha deciso di modificare radicalmente il progetto con il rischio di perdere il finanziamento ottenuto. Per questo motivo domenica 9 maggio dalle 15:30 il comitato Ciclovia del Metauro si ritroverà alla stazione di Cucurano per protestare pacificamente con una camminata lungo i binari. Ed ora una storia curiosa perché le nostre telecamere sono state questa mattina al parco di via Vincenzo Rossi, parco che da 5 mesi è diventato il costante luogo di studio di uno studente universitario pesarese. Vediamo la sua storia. Periodo complesso per gli studenti, per l'istruzione, da mesi si è convissuto con la didattica a distanza, sta tornando la didattica in presenza alla scuola, didattica in presenza che fatica a tornare maggiormente per quello che riguarda l'università e per gli studenti universitari non è semplice la quotidianità. Essere costretti in casa, essere limitati nelle normali relazioni con i propri coetanei e c'è chi, come il nostro amico Filippo Giavon, da mesi ha scelto il parco qui di via Vincenzo Rossi a Pantano come suo luogo di studio. Perché? Dopo possiamo dire mesi comunque di lockdown in cui si è stati costretti a stare a casa, a studiare comunque all'aperto è un'ottima alternativa perché come dire, stare chiusi in casa per me dopo quei mesi di lockdown risulta come un qualcosa di un po' opprimente, posso dire, però qui invece all'aria aperta con il rispetto delle regole, diciamo, e mi trovo molto molto meglio, ecco. Hai, diciamo, anticipato certe dinamiche che stanno diventando consuete, ormai prassi anche di diverse scuole, dove possibile organizzare le lezioni all'aperto. Potrebbe essere un nuovo modo di affrontare la didattica? Sì, perché io penso che tendenzialmente anche la concentrazione dei ragazzi abbia un incremento, ecco, sotto questo punto di vista, portando fuori le persone, diciamo, non confinandole all'interno di quattro mura, forse potrebbe essere un risultato migliore, ecco. Tra l'altro il tuo studiare qui al parco è coinciso anche con un momento particolare, perché nel momento in cui hanno chiuso gli asili e le scuole materne, anche le elementari, il parco è diventato anche un po' più affollato. Sì, sì, qui delle volte è difficile anche studiare, però per la presenza di bambini, che è normale. Normalmente sto in questo parco, cioè le ore in cui sto coincidono con il tempo in cui studio, quindi tra le 8 e le 9 ore. In questo periodo Filippo ha dato anche esami universitari della facoltà di giurisprudenza obbligatoriamente a distanza, come imponevano le regole attuali, regole che ora stanno cambiando.
Sì, oggi è presente, cioè è possibile essere presenti agli esami comunque e non necessariamente compiere questi esami a distanza, diciamo. E, questo prenotandosi e recandosi presso la propria facoltà. E, ed è un qualcosa di molto positivo, anche se io tendenzialmente mi sono trovato bene nel svolgere questi esami online per la disponibilità anche dei professori. Infatti mi è capitato più volte di avere delle problematiche con connessioni e con varie cose a livello informatico, e i professori si sono sempre comportati bene e mi hanno dato la possibilità di dare esami anche quando magari avevo perso molto tempo per queste problematiche qui, quindi bisogna ringraziare anche la disponibilità loro e della segreteria che aiuta costantemente, ecco. Da un parco di quartiere come quello di via Vincenzo Rossi al più ampio polmone verde di Pesaro, il Parco Miralfiore, che da questo pomeriggio si è arricchito del primo parco giochi interamente inclusivo della città. Devo dire che innanzitutto voglio ringraziare la Renco che quando l'ho incontrata prima del Covid, quindi oltre un anno fa, gli avevo proposto una sponsorizzazione di un parco, e non è come si fa di solito che chiedi 100 per avere 50, noi abbiamo chiesto 50 e loro ci hanno dato 100, non ce l'aspettavamo sinceramente nemmeno noi. E la volontà appunto dell'azienda è stata quella di realizzare un parco totalmente inclusivo. Quindi questo non è un parco giochi. Qualche genitore ci chiede perché non c'è lo scivolo. No, perché lo scivolo non è per tutti. Questo qui è il primo parco della città totalmente inclusivo. Una città che è molto sensibile ai problemi delle persone meno fortunate. Questo oggettivamente era un intervento che mancava. Ripeto, grazie alla grande disponibilità dell'azienda, alla grande sensibilità, siamo riusciti insomma a realizzare nel polmone verde della città. E ci auguriamo insomma che questo luogo qui sia anche un luogo di incontro, di socializzazione per i bambini. Hanno deciso i progettisti di sviluppare questo parco a tema musicale, siamo la città della musica, giochi dove i bambini dal punto di vista motorio si muovono e dove magari sviluppano una sensibilità anche per la musica, non guasta, non fa male. E appunto ringrazio di nuovo l'azienda che ha voluto sostenerci in questo intervento. Noi in realtà come Renco facciamo sempre delle operazioni nei territori in cui siamo, no? Cerchiamo di restituire qualcosa a quello che i territori ci danno. Noi siamo un'impresa che lavora molto all'estero, in Africa, in Asia, quindi finora i nostri interventi si sono rivolti a questi paesi. Però mi sembrava giusto fare anche qualcosa per la città di Pesaro, che è la città in cui abbiamo la nostra sede. Concludiamo il nostro telegiornale con un servizio d'approfondimento che ci porta nel centro storico di Pesaro, dove questo pomeriggio, dopo un lungo restauro, è tornato alla luce il portale in stile Liberty della barbieria d'epoca del Salon Pierucci di Palazzo Perticari. Per l'occasione Emanuela Rossi ci ha portato alla scoperta anche di alcune stanze restaurate del palazzo, intervistando il proprietario Franco Signoretti e i professionisti responsabili del restauro. A poco stanno riaffiorando i bellissimi tesori che sono contenuti qui all'interno di Palazzo Perticari. Ci troviamo nel pieno centro storico. In questa occasione oggi abbiamo svelato, anzi il patron di Xanitalia, Franco Signoretti, colui che sta portando avanti i lavori di restauro di questo importante palazzo, ci ha mostrato questo portale molto antico in stile Liberty. E in questo portale tantissimi anni fa c'era una barbieria. Oltre a questo, chiaramente andremo a visitare anche alcune stanze all'interno di questo prestigioso palazzo. Questo era un negozio di un barbiere famosissimo degli anni 20, il quale era un punto di riferimento per la Pesaro Bene, che veniva qua a fare le acconciature. E lui poi ha immaginato di arricchire il suo negozio con questa, io dico, meraviglioso portale in stile Liberty, fatto tutto in modo artigianale da un professore di Fano. E quindi io credo che siano due generazioni di persone nate senza averlo mai visto,
quindi, perché sono più di 40 anni, quindi immaginiamo già due generazioni di persone che si fermeranno a chiedere ma cos'è questa cosa. In effetti una cosa che ormai ha più di 100 anni e quindi rivive così nella sua bellezza e nella sua naturalezza, così come all'epoca era stata pensata e realizzata. Qui era stata anche ultimamente la sede del motoclub, c'erano sale biliardi e la proprietà era del comune, il quale ovviamente l'aveva destinato a una fruizione diversa da quella che era concepita inizialmente come abitativa. E la famiglia Perticara, una famiglia nobile che è venuta a Pesaro alla fine del Settecento e si era qua un po' radicata sul territorio ed è una persona, è una famiglia importante che si dedicava alla vita anche culturale della città. E oggi noi abbiamo riscoperto un po' così come il palazzo era stato realizzato all'epoca, e andando a rimuovere tutti quelli che sono stati gli interventi che nei due secoli che sono passati sono stati fatti, come le chiusure, le modificazioni anche interne, e credo che sia rivenuto fuori tutta quella che era l'architettura iniziale e anche tutto l'impianto pittorico che decora tutte le varie stanze. Entro circa la fine dell'anno i lavori probabilmente finiranno, saranno completati e poi quale sarà il contenuto di questo importante palazzo? Che cosa prevedete? Allora, il palazzo io l'ho concepito perché essendo un collezionista nel corso di 40 anni ho messo insieme una collezione di quadri e allora mi sembrava giusto dargli una collocazione. E quindi questo qui diventerà il contenitore di questa pinacoteca personale di opere che appartengono a autori del territorio che sono vissuti negli anni dal 500 al 700. Quindi c'è una raccolta di pittori magari non importantissimi a livello così generale, ma importanti sicuramente per il nostro territorio. Ci troviamo con la ditta che sta portando avanti i lavori di restauro, siamo in questo caso con la titolare. Allora, innanzitutto a che punto siamo con queste meraviglie che stanno riaffiorando qui a Palazzo Perticari? Ma diciamo che siamo a buon punto, pensiamo che per l'anno riusciamo a portare a termine tutti i restauri, sia dei soffitti che delle parti lapidee, delle facciate che tra l'altro abbiamo quasi ultimato. Esattamente quando è che avete iniziato i lavori? Allora, ho iniziato con i primi saggi per andare a esplorare se sotto le tinteggiature, perché questi affreschi erano tutti ridipinti, nel 2015-2016. Abbiamo fatto tutti i saggi, quindi abbiamo visto quali erano le stanze interessate dalle decorazioni pittoriche, dopodiché c'è stato tutto il lavoro strutturale fatto dall'impresa edile e per cui noi ci siamo un attimo fermati, abbiamo fatto i preconsolidamenti, poi abbiamo lasciato che loro facessero il loro lavoro di ristrutturazione a livello strutturale e dopodiché abbiamo ripreso verso il 2017. In maniera stabile, andando appunto a scoprire tutti i soffitti, pulendoli, facendo i consolidamenti degli intonaci e il restauro pittorico. Diciamo che mi sono occupato di questo palazzo perché sono stato chiamato da Signoretti, che è il proprietario, e devo dire che è stata una sorpresa vedere un palazzo di questo tipo in centro di Pesaro con queste caratteristiche e tutti questi aspetti e peculiari che abbiamo scoperto strada facendo. Abbiamo iniziato a impostare la progettazione attorno al 2014, i lavori li abbiamo iniziati nel 2015, oggi 2021 stanno volgendo al termine, ma ancora ci sono molti dettagli da curare. Gli interventi che sono stati effettuati chiaramente sono soprattutto i consolidamenti, perché è stato messo in sicurezza l'intero complesso, sono state rifatte le distribuzioni nell'ambito della ricomposizione originaria di quella che era il palazzo, quindi sono state recuperate tutte le stanze nella loro integrità. Un intervento di questo tipo, così approfondito e in ogni suo aspetto, lo si deve soprattutto ad un committente, direi, illuminato, perché è difficile entrare così in profondità nella materia sostenendo dei costi elevati, perché questo è un restauro
che il signoretti ha voluto che si facesse in ogni dettaglio, che si curasse ogni dettaglio, che si recuperasse ogni aspetto della storia dell'edificio. Quindi non sempre si incontrano committenti che interessati al restauro, dove si fa del restauro in linea generale, quello che conosciamo tutti, ma qui siamo andati oltre, siamo andati proprio in un ambito dove il committente si rispecchia nel rivalorizzare questi che sono gli aspetti e la storia, una parte di storia di Pesaro. Si conclude qui il nostro telegiornale di questa serata di venerdì 7 maggio. Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento, cominciando dalla nostra prima serata. A grande richiesta vi riproponiamo Generazione Silver, il fortunato format che Rossini TV ha realizzato in collaborazione con 50 e più di Confcommercio, in onda questa sera alle 21.15. Domani torna l'informazione puntuale al sabato mattina in diretta con la rassegna stampa di quotidiani locali Buongiorno Rossini. Per l'occasione domani sarà condotta da Antonio Astuti. Sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, Rossini TV vi terrà compagnia per tante ore seguendo in diretta gli appuntamenti dell'evento Il Cibo Ideale della Fondazione Pirozzi, che si terrà al Centro Arti Visive e Pescherie e che sarà trasmesso anche dalla nostra emittente. Si comincia domani a mezzogiorno con il Salotto Politico La Città Ideale, alle 13 il Salotto Miele, Mangiare un Miele e Mangiare un Territorio, alle 13.30 il Salotto Stili Alimentari Alternativi, dal vegano al macrobiotico, dal vegetariano alla cucina naturale, alle 14 il Salotto Libri, Libri da Mangiare, consigli e suggerimenti a tema sana alimentazione, alle 14.45 il Salotto Agricoltura, Grano Sano, alla scoperta del grano che fa bene alla salute per una alimentazione consapevole, attenta all'uso delle farine e dei grani con alti valori nutrizionali. E poi alle 15.30 conclude il sabato il Salotto della Ricerca Scientifica. È solo un fatto genetico? Come può l'ambiente condizionare il funzionamento del DNA? Questo dunque è l'ultimo appuntamento del sabato, ma continueremo domenica 9 maggio ripartendo da mezzogiorno con il Salotto Politico, il comparto agroalimentare della Regione Marche. Alle 13 il Salotto Cibo, cosa mangiamo oggi? Alla scoperta dei cibi della tradizione. Alle 13.30 il Salotto Educazione Alimentare, l'importanza dell'educazione alimentare sin dai primi anni di vita, bambini in salute che diventeranno i consumatori di domani. Alle 14 il Salotto Associazioni Povertà e Aiuti Alimentari, alle 14.30 il Salotto Commercio dal chilometro zero all'e-commerce alla ricerca della qualità e infine, per concludere, alle 15 il Salotto Agricoltura, oltre il bio, stile di vita o amore e rispetto per il pianeta e le persone che lo abitano. E dunque non perdetevi questa due giorni in compagnia del Cibo Ideale della Fondazione Pirozzi, con tanti appuntamenti, tanti salotti tematici trasmessi da Rossini TV. Con questi appuntamenti si chiude questa nostra edizione del telegiornale. Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV vi auguriamo una buona serata e un buon proseguimento di serata con tutti i programmi di Rossini TV.